Collegamento internazionale dal Siskra Club in un sabato qualunque, normale. Che sta succedendo qua? Rocco? Stiamo provando una macchina. Perché? Stiamo sperimentando dei pezzi nuovi che monteremo tra un po' su una versione nuova della Prusa di 3 Siskra. Una macchina per fare i denti. Ottimo. Già vari dentisti sono interessati. Sì, sì. Dobbiamo convincerli a prendere lo sberlo. Con questo saremo più incisivi, facendoli capire. Alla forza. Qui passiamo a Michele, qui stanno facendo un pagamento. Sì, vorrei dire la pasta. Che stai comprando? E ora l'ho comprato. Ma ho comprato mezzo di un architetto. E tu Giuseppe che stai facendo? Siamo in video, eh? Stiamo aggiustando un estrusore in falda. Un estrusore. E cos'è un estrusore? È una punta riscaldata che mi permette di fondere la plastica. Però per deba è molto e ci siamo. E voi venite spesso qua? Sì, viviamo. Viviamo qui. Scotta! La pericolosità! Scotta o elettricità? No, scotta. L'abbiamo anche registrata, bell'urlo. Sì, per vedere la sicurezza nei laboratori. E tutte queste macchine qua, guarda quanta roba c'è. Cosa? Tutte macchine replicanti, stampanti che replicano stessi. E lì, che c'è sull'altro tavolo di qua? Lì c'è l'ultima delle nostre. Come si chiamano? Replicating Rapid Prototype. Ah. Questa è la terza versione della nostra stampante 3D, ovviamente open source, derivata dal modello di Joseph Prusa, con alcuni pezzi sparsi in giro, che ha la particolarità di molle, di cinghie autoregolanti con delle molle all'interno, antivibranti qui all'interno, squadrette per evitare la flessione del frame, firmware open source personalizzabile, insomma un po' un bel po' di Siskrek dappertutto. Ok, dai. La Peps. Ali, sul murale di Barbara. Ciao Peps.